Vi abbiamo portato stavolta in un posto pazzesco. Per arrivarci è stata un'impresa. La salita è abbastanza notevole. E noi ci siamo fermati qua e dobbiamo arrivare là. Ah, questa è Castle Hill, che è praticamente la collina del castello. E quella che vedete là sopra è la Victoria Tower. E andiamo a vedere. Sale, salirò con questa ansia che ci unisce. Che dici? Come ti fa? Conservo il fiato per la salita. Come si dice, se la salita è ripida, il traguardo è più bello. Andiamo. Passano pure le macchine. Allora, qua la strada si divide, io penso che sia da questa parte. Non lo so. Vai. Strada del coniglio. Sì, ecco il bianconiglio. Veramente... significa che si deve saltare. Ma non credo. Perché là sopra? Secondo me si deve andare all'altro lato. Ma lì. Hai visto la strada del coniglio? Questo video è bello. Che simpatica. Passeggiando per il sentiero, passo dopo passo, con una vista da incanto, circondati da tanto verde da un lato e tanti gradini dall'altro, continuiamo a salire verso la cima della collina, dove ci attende in tutta la sua altezza questa magnifica torre. La storia della collina del castello risale a più di 4.000 anni fa. Il sito si sviluppò come fortezza collinare dell'età del ferro, circondata da fossati e bastioni difensivi. Durante il Medioevo vi sorgeva un castello di cui oggi rimane solo il pozzo. Solo per voi. Sono stanca. La torre invece fu costruita nel 1897 per commemorare il giubileo di diamante della regina Vittoria. La lanterna sulla torre invece fu acquistata con un abbonamento pubblico per commemorare il giubileo d'argento della regina Elisabetta II. E adesso proveremo a salire. C'è questa scaletta, scaletta, insomma, se fa per dire. Nel 1960 fu ristrutturata e furono rimossi circa 2 metri nella parete superiore. Oggi la torre misura circa 32 metri. Purtroppo noi non siamo riusciti a visitarla dentro perché un lato negativo è che il sito è aperto solamente in alcuni giorni dell'anno e questo non era uno di quelli. Arrivare fin qui è stato molto emozionante. Poter abbracciare con un solo sguardo miglia di vallate e paesini che neanche una fotografia fatta d'arte potrebbe minimamente immortalare allo stesso modo, e scoprire che ancora una volta ci si può meravigliare per qualche cosa.
Buongiorno da vostro Vito e Nadia. Stiamo continuando il viaggio per una meta ignota. Abbiamo appena lasciato Manchester. Tempo brutto, traffico c'è pure, non ci manca niente. Vedremo che ci riserva questa giornata. Vediamo, intanto camminiamo. Siamo in viaggio di nuovo dopo un mese passato abbondante, un mese abbondante passato a Manchester e nei dintorni, perché avevamo delle cose da risolvere ancora a Manchester, tra cui anche collezionare la nostra posta, cose vecchie, risolvere qualche cosa. Nel frattempo ci siamo guardati qualche... Scusate, collezionare, perché lei ha tradotto dall'inglese, è andare a prendere la posta. Sì. Comunque, dicevo, nel frattempo abbiamo girato anche qualche paesino nei dintorni. Così, l'avete che visto? L'ho visto, sì. E adesso finalmente ci stiamo muovendo per altre mete. Sorpresa! 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 Dove sarà? Non si sa. No, perché nemmeno noi lo sappiamo. La domanda è: Scozia o Galles? Voi dove andreste? Nel frattempo continua a piovere. Come ti senti tu? Stanca per colpa del traffico, perché devo stare concentrata. E vabbè, però se riesci a camminare più adesso con regole. Piove. Paesaggi. Dove siamo? Caratteristica del posto in questione. Il panorama dice tutto. No, io parlavo del cimitero. Ah. E allora lo diciamo dove siamo? Siamo in Scozia! Solo che Nadia è un po' preoccupata, perché? Perché c'è il solito ponte che mi spaventa. Siamo a Edimburgo, ma non ci fermeremo qua. Stiamo salendo più sopra, verso il Polo Nord. La temperatura è molto fredda, anche se è estate, ci saranno più o meno 16 gradi, segna la macchina. 16 gradi sotto il sole. Ponte finito. Stai meglio adesso? Stiamo arrivando. Mancano 16 minuti all'arrivo. Nadiuska? Sono stanca. Mi stavo fissando al limite di velocità. Ho fame, quindi è ora di mangiare. È mezzogiorno,
presa, viaggiamo da stamattina. Mi sa che ci dobbiamo fermare a fare una pausa, a mangiare qualcosa. Il problema è trovare il posto, che per assurdo con tutto questo verde è un problema fermarsi. Ora vedremo, ci fermiamo. A dopo. Buongiorno dal vostro Vito. Ripetiamo. Buongiorno dal vostro video. E Nadia. Ma dillo meglio. Detto dal vostro video.